E buonasera a tutti quanti, signore e signori, bentornati a questo Proving Grounds di PG Esports. Anche oggi ad accompagnarvi Ace Roxas, il mio carissimo amico Decoder Inside. Speriamo che sia un'altra giornata interessante e simpatica come quella di ieri, perché ce ne sono state davvero delle belle. Già, e diciamo che oltre all'augurarti la buonasera, sicuramente confermo quello che hai detto in apertura, ovvero ce ne sono delle belle. Sicuramente il primo game in particolare è un game molto interessante, eSport Empire contro GG eSport Academy, quindi uno di quei match tanto attesi tra le capoliste della classifica. E parlando di classifica, qui voglio invitarvi, adesso andiamo proprio a vedere quest'ultima, vediamo come le posizioni in questi giorni si siano andate un po' a modificare. eSport Empire primi con 3 vittorie, a seguire GG Sport Academy, MCS Italia, rispondono poi come quarti Earth Revolution Gaming, Dren eSport e infine a chiudere la classifica con 3 lose purtroppo, Brescia eSport, Axolotl, Pippo e Paperino eSport. Passiamo anche alla schedule, così che possiamo appunto andare ad assistere a quelli che sono i game di oggi e vediamo in apertura eSport Empire contro GG Sport Academy, Pippo e Paperino contro Earth Revolution Gaming, Dren Esport contro MCS e Axolotl contro Brescia Esport. Altro game molto interessante che sarà carino e non vedo l'ora di andare ad analizzare. Sì, decisamente il primo game, come hai detto tu, sarà probabilmente quello più atteso della giornata, probabilmente, perché vanno ad affrontarsi due dei team che fino ad ora, nelle 3 giornate precedenti, si sono dimostrati più forti, si sono dimostrati più convincenti, più affiatati e quelli più in grado di riuscire a giocare come una squadra, a giocare bene, a giocare per la vittoria, metodicamente. O esoticamente, mi viene da dire, questo andremo magari ad analizzarlo con qualche insight in più tra un po', quando ce ne sarà l'occasione. E per contro abbiamo in chiusura di giornata uno scontro che sarà assolutamente fondamentale per staccarsi dall'ultima posizione della classifica, perché tra Solotti e Brescia Esports, purtroppo l'abbiamo detto, si tratta di entrambe squadre ferme sullo 0-2, purtroppo. E di conseguenza sicuramente si daranno battaglia all'ultimo sangue per cercare di, diciamo, scrollarsi di dosso questo brutto titolo che in questo momento li sta sostanzialmente caratterizzando. Quindi saranno interessanti entrambi questi scontri, senza nulla togliere ovviamente a quelli nel mezzo, perché chiaramente la classifica è ancora abbastanza stretta, è abbastanza corta, siamo soltanto alla quarta giornata di questo torneo e quindi letteralmente qualsiasi cosa può ancora accadere e questi scontri proprio nel mezzo sono quelli veramente fondamentali per andare poi a definire, a determinare le sorti finali del torneo stesso in realtà. Ma siamo finalmente in Champ Select, quindi lanciamoci subito nell'analisi. Lanciamoci in questa analisi, partiamo dai ban, vediamo scomparire subito Rumble e Gwen, campioni che ieri ci hanno fatto sognare, hanno sicuramente caratterizzato un po' quelle partite rendendole molto piccanti. Vediamo poi a seguire Senna e anche Jin Zhao, altri due pick che comunque sono stati molto presenti ieri e in generale in questo meta si stanno facendo valere. Senna, nonostante i nerf, in generale si comporta sempre bene, anche in una versione più supportiva, non per forza in maniera diretta da AD Carry e da danno, tende un po' a supportare nelle prime fasi di partita, cercando di scalare e poi arrivando con la classica mole di danni tipica di una Senna da late game, che sicuramente non è trascurabile. Vediamo tra l'altro scomparire anche Thresh, quindi ancora una volta un supporto molto meccanico che viene rimosso dalla partita. Diciamo che in un match come quello tra eSport Empire e GG Sport Academy sicuramente ci aspettiamo di veder rimosse queste possibilità. Akali a seguire. Decisamente, decisamente, decisamente. Stiamo vedendo comunque dei ban di campioni che, oltre alla loro notoria aggressività, quale per esempio Xin Zhao, comunque sia Akali, Rumble. Ieri abbiamo visto un Rumble letteralmente fare 100-0 con un lanciafiamme ad un Volibear, che cioè, è un qualcosa di assolutamente incomprensibile. Quindi entrambi i team sanno che dall'altro lato della mappa ci sarà una squadra forte quasi quanto loro stessi praticamente. Di conseguenza si rendono conto che andare a giocare con meno cautele rispetto al normale, come magari puoi permetterti contro una squadra di bassa classifica, potrebbe rivelarsi addirittura fatale e in uno scontro diretto di questi non vuoi assolutamente cadere in alcun errore, non vuoi inciampare, non vuoi neanche dare la possibilità agli avversari di riuscire a draftarti contro una Gwen, per esempio, che abbiamo visto ieri in lane avere
pochi problemi, anche magari contro dei bulli da corsia, come poteva essere il set di ieri, semplicemente grazie ad un aiuto del jungler nelle fasi iniziali di partita, perché poi da lì è un attimo, si scala immediatamente e si sale. Quindi decisamente dei ban molto interessanti. La Senna di cui parlavi prima poco fa, l'abbiamo vista ieri tornare ben due volte come Fasting Senna, una volta affiancata da Seraphine, un'altra volta affiancata dal classico Tahm Kench. E abbiamo avuto modo anche di notare che ci si è spostati dal Glacial Augment, quindi dal potenziamento glaciale, per andare ad abbracciare poi un Grasp of the Undying, quindi una presa dell'immortale che può in qualche modo contribuire a queste cannonate che arrivano da distanze siderali in late game. Quindi mi aspetto delle draft molto pensate, molto congegnate, e perché no, magari anche qualche piccola chicca, qualche sorpresa che non ci aspettiamo. Già, anche perché ricordiamolo, siamo in 11.12, quindi sono già stati applicati eventuali buff e nerf che questa patch ha portato, e già ieri ne abbiamo citati alcuni, ma andiamo a ripassare quelli che sono effettivamente dei pick da tenere sott'occhio che potrebbero essere interessanti. Mi viene da pensare subito a quella Felios. Abbiamo parlato di Senna, quindi una di carry, perché non rispondere subito con un altro di carry? A Felios sicuramente è stato aiutato molto grazie all'aggiunta di una crescita sull'attacco fisico che passa finalmente a 3 da 2.4, quindi è un bel buff quello che diceva Felios. E anche un'iniziale Magic Resistance, quella che viene aumentata, perciò sicuramente tanto aiutato in inizio partita, e sappiamo essere un po' il punto debole di questo campione, che comunque rimane un carry da late game. Non sono solo queste le modifiche che sono state apportate, sono stati buffati anche il Severum e il Crescendum, quindi effettivamente un kit che viene particolarmente rivisitato senza modifiche, ma con delle ottime migliorie almeno sull'utilizzo del campione stesso. Siamo tornati in CS, probabilmente vedremo gli stessi ban di prima, e quindi possiamo ancora permetterci di parlare un po' proprio di questo meta, parlando ancora di una di carry. Ne abbiamo parlato ieri, ma io vorrei tanto vedere un Draven. Eh sì, sono assolutamente d'accordo. I buff sui danni aggiuntivi della Q, delle asce rotanti, si fanno decisamente sentire. Sappiamo che Draven si classifica, diciamo, praticamente in prima posizione sul gradino più alto dell'Olimpo dei campioni da alto rischio e alto guadagno, nel senso che si tratta di un campione da quantitativo di danno spropositato, capace veramente di portare una partita sulle sue spalle da solo, o almeno in solo queue, diciamo. Noi parliamo per quello che possiamo, poi ovviamente il competitivo cambia sempre tutto, ma andare addirittura a buffare quei danni sulla Q, che è proprio la sua spell fondamentale, lo mette in una situazione decisamente ottimali, e non potremo vederlo tranquillamente. Tuttavia sembra che per il momento vedremo un Ezreal. Dopo quello di Emnotan Mess di ieri, andremo un attimo a vedere se oggi Sandalo riuscirà effettivamente a far funzionare questo ragazzo biondo nella stessa maniera sublime in cui lo ha fatto proprio ieri Emnotan Mess. E dall'altra parte Karma e un over su Qiyana. Sarebbe interessante vedere Traex su Qiyana, anche se devo dire la verità, già la performance di ieri mostrata con Karma è stata sicuramente valida. Traex è uno di quei mid laner, soprattutto in questo evento, molto preparati meccanicamente, e un campione come Qiyana potrebbe mettere in mostra quelle che sono le sue peculiarità, le sue qualità. Alla fine avremo una chiusura su Varus, quindi quella Karma ancora mantiene possibilità di flex pick, sicuramente molto valida sia su Traex che su Kubo. Invece proprio quel Varus che è stato nerfato in questa patch, almeno la build da Lethality, perciò potremmo vedere un Varus on hit, sarebbe sicuramente interessante, visto che proprio quella forma è stata buffata recentemente con il buff alla furia di Ginsu, quei 200 gold che sono stati tolti dall'acquisto di questo oggetto, sicuramente lo rendono un po' più viabile e di facile accesso in quello che è il mid game. Anche se c'è da dire che recentemente, proprio nella 11.12, c'è stato un nerf sui danni aggiuntivi della W, quindi anche per quanto riguarda l'Onit potrebbero effettivamente esserci degli svantaggi. Tuttavia lo vedremo, è ancora presto per dirlo, già dalle rune potremo accorgerci sicuramente di una build piuttosto che dell'altra. Tornando alla Champ Select, tornando a noi, vediamo che Wiko andrà molto probabilmente a giocare Lee Sin, a meno che non si tratti di uno dei tantissimi flex pick che stiamo vedendo nell'ultimo periodo, perché l'abbiamo visto giocare in corsia superiore, addirittura in corsia centrale, oltre che la giungla, quindi potrebbe davvero andare a finire dovunque.
una leona molto standard, e dall'altra parte un Udyr, il nostro fututu di eccezione. Abbiamo imparato a conoscerlo, ad amarlo, ad odiarlo, e di conseguenza avremo ancora una volta lo schiaffo dell'orso. Già, è ancora una volta un campione che è stato recentemente nerfato. In questo caso è stata nerfata la R, definiamola così perché di fatto non è una vera e propria ultimate, la R, la forma fenice di Udyr, che per l'appunto vede scomparire un po' di quei danni che lo caratterizzavano, quantomeno per la pulizia della giungla, no? Per facilitare un po' la pulizia della giungla. In questo caso viene nerfato, perciò fa un po' più fatica, e probabilmente potremmo vedere il ritorno di un Udyr che itemizza su un possibile sigillo oscuro, magari un tomo di Medjay, per andare a rispondere un po' a quella mancanza di danni. Sicuramente, parlando di ban, abbiamo dei ban molto interessanti. Vediamo scomparire Irelia, portatrice di una pentakill proprio ieri, e ancora una volta il mio campione preferito, giusto per aggiungere un tocco finale. Vediamo scomparire Camille, Orianna e Gnar, quindi sicuramente viene un po' stravolta anche la top lane. Decisamente, sei comunque andato a togliere quei pick che probabilmente ti aspettavi dal lato avversario. Comunque abbiamo visto ieri un Irelia estremamente forte che è riuscita addirittura a guadagnare una pentakill, quindi non si può certo dire che sia un campione che si trovi in un momento negativo. Poi è il tuo preferito, quindi mi dispiace molto che fin da subito sappiamo che in questo game non riusciremo a vederla, e peccato, probabilmente succederà più in avanti. E poi per quanto riguarda Camille Gnar, Camille è sicuramente uno di quei campioni molto forti che in un fight, specie in uno contro uno, può davvero fare la differenza. Può comunque split pushare, ha alta mobilità, ha dei controlli, è molto buono come campione. Gnar, lo sappiamo, il Mega Gnar è uno degli strumenti più utilizzati ultimamente per quanto riguarda gli engage, gli hard CC, quindi non mi sorprende affatto. E come non mi sorprende il ban di Orianna, sappiamo che Trax non disdegna affatto giocare questo campione, e sappiamo essere anche abbastanza abile con dei control mage. Di conseguenza sei voluto andare probabilmente a target bannarlo, e sei andato a piccare però un Viktor che si sarebbe trovato in difficoltà in un caso del genere. Quindi interessante questa scelta, e si completa la draft degli Sports Empire con un Volibear. Un pick molto tranquillo, un pick molto safe. In questo caso diventa anche curioso andare a capire se a questo punto sarà un Volibear da giungla, perché rimane la possibilità di flex pick tra Lee Sin e questo campione. Sono molto curioso, ma sono ancora più curioso di quello Ione. Quindi Traex su un campione decisamente interessante, forte a livello meccanico, di impatto sulla partita. Forse quel team pecca un po' dal punto di vista del potere magico, perché Karma me l'aspetterei comunque in una versione un po' più supportiva. Maione, che bello vederlo piccato proprio in questa prima partita, che l'abbiamo definita un po' quella forse più interessante, un po' più spicy, concedetemi il termine. Necessariamente quella Karma, sicuramente, ripeto, l'abbiamo vista anche ieri, veniva o piccata o bannata, quindi era un pick or ban. Con Ione comunque sia, è un'ottima scelta, voglio dire, andrai ad aiutare sia lui che il tuo AD carry, andrai a potenziare quel Varus ancora di più, i suoi auto-attacchi, le sue frecce, lo metterai chiaramente in una situazione migliore. Non dovrebbe trovarsi neanche più di tanto in svantaggio, devo dire, contro Volibear in fase di corsia, perché comunque oltre al range ci sono anche dei controlli, e comunque c'è un Udyr che potrebbe tranquillamente decidere di fare come ieri e di, diciamo, riservare la maggior parte delle sue attenzioni sulla corsia superiore, e di conseguenza mettere quella Karma in uno spot ancora più safe rispetto a quell'Udyr. E per il resto c'è da ricordare che comunque dall'altro lato della mappa c'è un Ezreal Leona, quindi c'è una Leona che può ingaggiare anche da distanze abbastanza considerevoli, considerando sia il suo scatto con la spada, sia la sua fiammata solare in grado di stordire persone dalla distanza. E quell'Ezreal, come dicevamo ieri nel caso di Amnotan Mess, è ottimo nel momento in cui ci sia bisogno di follow up immediato, perché basta una E utilizzata in maniera offensiva per portarsi immediatamente sul posto e scaricare una full combo di W e Q direttamente in faccia alla carry avversario, e i danni sarebbero chiaramente ingenti. Questo è poco ma è sicuro. Sono davvero curioso. Dall'altro canto però c'è Braum, quindi quella Leona potrebbe venire limitata, quantomeno per quanto riguarda le sue mosse di base. Poi per la ulti il discorso è chiaramente diverso, ma mi aspetto di vedere molte scintille in quella corsia inferiore, sinceramente.
è una di quelle corsie che dobbiamo tenere sott'occhio. Ezreal, da quando ha ricevuto il buff all'annientatore divino, sicuramente è diventato uno di quei campioni che ha conquistato il meta. Vuoi perché per l'appunto ha finalmente trovato un oggetto mitico a cui mirare, visto che fino a poc'anzi si puntava più ad un Ezreal con una build mythicless, quindi senza per l'appunto un oggetto mitico. Nel momento in cui ha visto comparire questa possibilità, è diventato uno di quei campioni molto attuali e molto forti nel meta. Sicuramente è interessante il matchup, soprattutto tra i supporti, come hai detto tu, perché Brom è una bella risposta a quella Leona, possibilità di piazzare tanti controlli grazie alla passiva stessa del campione, e non solo, nel momento in cui comunque viene ingaggiato di ultimate, nel momento in cui Leona comunque ti salta addosso, Brom con la sua ultimate può prendere tanto tempo, può rallentare anche chi è più lontano rispetto alla Leona. Decisamente, e sono curioso di vederlo anche per quanto riguarda i teamfight, perché comunque sia quello Ione sicuramente potrebbe non disdegnare una ulti di Brom ben piazzata, in modo tale da avere anche il via libera per tirare gli stesso una ulti e colpire magari più persone, con la possibilità poi di utilizzare anche il suo spirito, la sua E, per tornare indietro, disingaggiare, riposizionarsi e di conseguenza essere addirittura ancora più tranquillo, ancora più safe, nonostante la situazione leggermente problematica che potrebbe venire a crearsi qualora andasse troppo deep nella backline avversaria. Tuttavia siamo finalmente entrati in game, già 1 minuto e 32 sul tabellone. Vediamo che immediatamente comincia il giro di giungla di entrambi i jungler. Partono entrambi dal blue buff, abbastanza standard. Sicuramente una rotation standard. E approfittando di questo minutino di calma che avremo, visto che comunque si imposterà per lo più un jackal patting pressoché simile tra Lee Sin e Udyr, io ne approfitto per chiederti quale sarà il tuo hashtag. Allora, io abbiamo già parlato delle draft, no? E non mi sembra che tra le due ce ne sia una che possa magari risplendere fortemente rispetto a quell'altra, perché si tratta di entrambe composizioni che hanno sicuramente tanto da dire, l'una e l'altra, e ce l'hanno in maniere diverse, in maniere anche simili, quindi è difficile da dire, soprattutto per questo motivo, ma io ho visto degli esports empire veramente cinici, veramente forti, veramente senza alcuna pietà contro le squadre avversarie, e soprattutto bisogna ricordare che le tre partite che hanno vinto sono state vinte lasciando le squadre avversarie con un deficit di oltre le 10.000 unità d'oro alla fine della partita, quindi io ti direi EE win per me. Quanto riguarda te invece? Anch'io vado per eSport Empire, quindi ancora una volta ci troviamo d'accordo da questo punto di vista, e fateci sapere anche voi da casa per chi fate il tifo con i vostri hashtag, quindi hashtag EE se ti fate per eSport Empire, hashtag GGEA se ti fate per il GG eSport Academy. Ammetto che il discorso che hai fatto tu è quanto di più mirato si possa auspicare, perché di fatto è così, eSport Empire in questo Proving Ground sono molto sul pezzo, hanno sempre superato i propri avversari con 10.000 unità di deficit, o quantomeno in questo caso di vantaggio. C'è da dire una cosa però, ieri i GG Sport Academy ci hanno dimostrato che anche loro sono capaci di impostare una partita in questo modo, visto che anche loro hanno chiuso una partita con più di 10.000 gol di vantaggio. Esattamente, è stata la volta dei malcapitati Dren ieri che hanno dovuto cedere il passo necessariamente a questi ragazzi che sono stati veramente molto bravi. Tuttavia bisogna anche tenere conto appunto magari del momento positivo, magari o di un momento o di un momentum nella differente significato che possono avere questi due termini. Quindi non mi sorprenderebbe vederli risplendere anche oggi questi ragazzi, in tutta onestà. Tuttavia rimango più convinto per quanto riguarda gli Sports Empire, ma più che altro per una consistency che gli ho visto avere durante questi giorni, un attenersi sempre, un soddisfare sempre le aspettative, rispettare sempre quelle aspettative del pubblico, ed è per questo che ho dato il mio hashtag a loro. Lo capisco, condivido il tuo ragionamento, e adesso sono curioso di vedere come verranno impostate in generale le lane, perché lato GG Sport Academy hai una karma, è vero, l'abbiamo detto, potresti voler andare a dare un po' di priorità a quel campione, ma è comunque un campione che in top lane dovrebbe vivere una vita tranquilla contro un Volibear. Si fa forte del range, si fa forte del voler comunque rimanere un campione con una possibilità supportiva, perciò mi aspetto comunque che sia un matchup abbastanza tranquillo per l'appunto per karma. Mentre per Ione potrebbe essere già un po' diverso il discorso, perché attenzione, perché intanto Wiko vuole dare forse un po' di attenzione proprio in quella corsia che avevo appena citato. Sembrerebbe di no alla fine. Torna in giungla, torna sul fiume. No, torna nel Tribash. Wiko, mi stai confondendo. Che cosa vuoi fare? Chiude su Mallo.
Attenzione perché engage da parte di Lebar che segue, primo sangue per Lee Sin, quindi Wigo che termina l'uccisione, primo sangue proprio per questo campione. C'è stata una piccola defiance di microfono, ma immediatamente siamo tornati. C'è stato un ottimo engage da parte di quelli Sin. Dopo che Udyr era stato effettivamente spottato nella giungla dal lato inferiore della mappa, di conseguenza Lee Sin si è sentito immediatamente nella posizione di poter fare qualcosa in quella corsia superiore. Adesso ho ottenuto un drago come trade back sostanzialmente, quindi un drago della nuvola, non uno dei migliori in singola copia, non sei estremamente felice di averlo ottenuto, ma comunque è qualcosa. Nonostante tutto, quella karma ha dovuto utilizzare entrambe le sue summoner, la prima il flash per cercare di salvarsi da quell'engage così forte da parte di Lee Sin e di Volibear avversari, che comunque sono arrivati prima con un'ottima Q di Lee Sin e poi con un grande stun di Volibear, e poi per tornare in lane per evitare di perdere quella grande quantità di minion che si era accumulata sotto la sua torre. Già, sicuramente adesso diventa un po' più difficile per quella karma mantenere una lane tranquilla, proprio perché sei già sotto la torre di Volibear, un Volibear che adesso è sicuramente in una posizione più comoda, visto che comunque sta andando per un annientatore divino, o quantomeno così sembra, vista la presenza della furgone nel suo inventario. Potrebbe essere chiuso Xayan, l'engage da parte di Diablo, la ulti che va a segno, ma non abbastanza, perché la mobilità di questo Udyr è così alta già da queste prime fasi dell'incontro, e non bastano i Sorcerer Shoes già chiusi da Victor per riuscire a tenere quel cerchio, quella ulti, quei fulmini sopra la testa del nostro eremita animalesco. Qui nel frattempo un altro engage con Diablo che si salva grazie alla sua cage, al suo stun con questo Victor. Diciamo che mi aspetto un inizio abbastanza tranquillo da parte di Trix. Più che altro hai necessità di arrivare ad avere quella velocità d'attacco che ti permette di tradare in maniera un po' più comoda. Vediamo come chiuda quanto più in fretta possibile, proprio per quei gambali del Berserker, quindi come ho detto intenzione di accumulare quanto più possibile velocità d'attacco nel momento in cui già adesso è presente questa statistica importante per il campione. Diventerà più facile rispondere ai trade di Diablo nonostante la differenza in rage, ma attenzione perché Paradox sembra voler... Vediamo l'evidente Paradox insolitamente in una posizione così aggressiva e nella corsia superiore. Probabilmente stava cercando di lasciare un po' di solo exp al suo Ezreal, al suo compagno, in modo tale che potesse arrivare leggermente prima quel momento in cui il nostro biondino potesse scalare ed effettivamente rendersi ancora più efficace all'interno della partita. Ma nonostante questo, sembrerebbe addirittura essere spottato Wiko nella giungla avversaria da una ward provvidenziale da parte di Udyr, che avrebbe avuto un 3 contro 1 altrimenti. È uno di quei momenti della partita in cui vuoi osare un po' di più, hai una composizione che ti permette di farlo, hai Lee Sin, hai Volibear che può seguire, è il momento esatto per cercare di infastidire i tuoi avversari. Tra l'altro ricordiamo la possibilità anche di dive presente nel momento in cui rimane in vita un Volibear che al momento la ultimate ce l'ha, ha anche il teleport, potrebbe anche decidere di andare a spostarsi per aiutare i suoi compagni. Ultimate di Volibear che disabilita le torri, quindi il potenziale di dive è enormemente presente sulla mappa in questo momento, e sono sicuro che GG Sport Academy questo in parte se lo aspettino. Decisamente. Non bisogna mai dimenticare, nonostante spesso passi abbastanza in sordina, che Ezreal dispone di una ulti globale, e nel momento in cui si vada ad effettuare effettivamente un dive sotto la torre di qualcuno, diciamo che è difficile mancarla, anche se ci si trovasse dal lato opposto della mappa. Ragion per cui non bisogna assolutamente tralasciare e trascurare questo punto, perché l'abbiamo detto, c'è Volibear che grazie alla sua ultimate potrebbe in ogni caso, diciamo, stunnare addirittura la torre stessa ed evitare di prendere quei danni che potrebbero andare a dargli più fastidio. E poi abbiamo una quantità ingente di danni provenire sia da Victor che da Ezreal e da Lee Sin stesso, perché comunque si tratta di un campione che, specie in queste fasi iniziali di partita, comprese quelle anche di mid game, se dovesse riuscire a trovare vantaggio, e una kill già c'è e si tratta del primo sangue, potrebbe davvero fare la differenza in tutte le situazioni. Già, anche perché dalla tua sei in una posizione abbastanza comoda, c'è Lee Sin dalla tua parte, quindi sicuramente hai una facilità rispetto al team avversario dal punto di vista delle gank, soprattutto in questi primi minuti. Vediamo, tra l'altro, non ne abbiamo più parlato, ma quel Varus è un Varus da tempo letale, quindi un Varus che probabilmente ottimizzerà on hit, e vista la faretra presente nel suo inventario, probabilmente è proprio quella la build che andrà a prendere d'occhio il campione in questione. Perciò, ancora una volta,
hai un team che vuole prendere tempo, vuole arrivare in un mid game un po' più comodo per rispondere al team avversario, che invece dalla sua sì un early game forte, ma che anche esso vuole aspettare, è un tipo di, diciamo, attesa diverso, perché se da un lato hai comunque un Ezreal, un Victor e un Lee Sin che ti permettono di premere l'acceleratore già dai primi minuti, dall'altra parte hai proprio l'esigenza di aspettare il mid game. Hai Ione, hai Varus, hanno bisogno di quei due oggetti iniziali per poter presentarsi in una schermaglia sul punto, per poter rispondere in maniera ottimale. Perciò vediamo come si presenteranno adesso questi due team, visto che comunque mancano solo 2 secondi all'arrivo del drago. Decisamente, e l'Ewar ovviamente sta cercando di far valere l'assenza del laner avversario pushando quella torre. È da notare tra l'altro che nonostante il deficit iniziale in quanto a minion, oltre l'assist, Volibear è riuscito ad ottenere anche la parità in quanto ad essi, e sembra che possa essere lasciato un Herald in questa corsia superiore, e così sarà. Viene lasciato chiaramente per le ultime due placcature, quelle più robuste, quelle più dure, in modo tale da assicurarsi di prenderle entrambe e di portare a casa un primo mattone davvero fondamentale, senza contare che avviene proprio all'undicesimo minuto. Ma nonostante tutto siamo già su 2000 gold di vantaggio. Nel frattempo qui vediamo un dive immediatamente, la freccia immobilizzante di Varus, arriva la ulti di Brom, 2 teletrasporti in entrata immediatamente, Paradox che viene stunato, Lewar immediatamente con la ulti su Broilian che riesce a scappare, ma c'è il flash di follow up di Lewar che trova l'uccisione, e per il momento morto anche Varus dall'altra parte, questa volta per mano di Volibear. Wow, azione già scoppiettante in questi primi minuti. Hai concesso la torre per prenderti un drago, quindi il secondo drago, sicuramente un obiettivo a cui aspiravi, visto che comunque dall'altra parte sono presenti Leone e Volibear. Volevi andare a rimuovere questa possibilità da parte del team avversario di prendere un drago che avrebbe amplificato la tankiness di questi due campioni, e dalla tua comunque hai messo un'uccisione su Traex, hai risposto con questo obiettivo, perciò sei contento. Nel frattempo così c'è l'engage proprio di Traex, ai danni di Diablo che sembra avere la meglio almeno in questo momento. Arriva l'ulti su Traex, sembra questa volta essere abbastanza la velocità di movimento del mago da controllo degli eSports Empire, che decide però di non premere troppo l'acceleratore perché si era avveduto della presenza di Udyr e di Brom nelle immediate vicinanze, e sarebbe stato devastante per lui. Già, diventa difficile per Traex in questo momento specifico rispondere a quel Victor. Per quanto abbia ottenuto un'uccisione, non è ancora tornato in base a ritemizzare grazie alle risorse guadagnate tramite essa, perciò è normale vederlo così. Carente anche di ultimate, quindi non può effettivamente infastidire Diablo anche con la presenza di quella spell, perciò si tratta veramente di un volontà di aspettare, prendere tempo, consumare la wave, tornare in base e ripresentarsi con gli oggetti adatti. Decisamente, è assolutamente la necessità di tutti. Dopo azioni così concitate, diciamo che tendenzialmente vuoi sempre tornare in base per monetizzare quel vantaggio che per il momento è solo virtuale, finché non si trasformi per l'appunto in degli oggetti. In questo momento Diablo sembrerebbe essere abbastanza in pericolo, perché sembra che Traex e Udyr vogliano andare a dargli fastidio, ma riesce semplicemente camminando a tornare sotto la sua torre, vanificando ben 30 secondi della partita dell'Udyr avversario, che era rimasto lì ad aspettare il momento più propizio per fare qualcosa, momento che però non è arrivato. È interessante notare questa parità a livello di farm in generale sulle corsie, parità che non è precisa e perfetta. In top lane sì, in questo momento c'è una parità davvero indescrivibile e intrascendibile. Sulle altre corsie invece c'è una risposta alternata. Victor ha del vantaggio in farm contro Ione, bene, Varus riesce ad ottenere del vantaggio su Ezreal, cosa che non mi sarei aspettato a questo punto della partita, proprio perché mi immaginavo una volontà da parte di quel Varus di prendere tempo, aspettare. Invece c'è stato un ribaltone da questo punto di vista. Ezreal che ha rallentato, un Ezreal che sta giocando più tranquillo rispetto al team avversario, nonostante la presenza anche di Leona, che in questi minuti avrebbe potuto sicuramente portare in vantaggio Ezreal anche solo da un punto di vista di pressione nei confronti dei laner avversari. Sì, ci stiamo avvicinando comunque a quelle fasi di mid game in cui Ezreal risplende. Tuttavia c'è da tenere conto del fatto che ha optato per andare a chiudere i calzari di Ionia prima del Divine Sunderer, e sappiamo che almeno attualmente questo oggetto stesso, quindi lo sterminatore di dei, è quel qualcosa in più, quel quid pluris che proprio Ezreal in questo momento
di cui Ezreal beneficia in maniera particolare in questo momento, e ovviamente non solo lui. Tuttavia, tensione, perché comunque Wiko si avvicina, arriva già lo stun da parte di Volibear Karma, che sembrerebbe riuscire a scappare anche grazie all'attiva del suo oggetto mitico, ma arriva Wiko con un ulteriore follow up, lo stun di Diablo immediatamente, appunto la ulti sulla testa di Mallow, che non ha il flash e si rende conto che non c'è niente da fare, sarà un'uccisione nelle tasche di Victor. E ancora una volta vai a mettere Diablo in una posizione sicuramente più comoda. Se già da prima Trix faceva fatica a gestire questa lane, al momento aumenteranno ancora di più questi difetti che caratterizzano il matchup in questione. Hai messo Victor sicuramente in una posizione comoda. L'ottenimento di queste risorse, la possibilità di tornare in base per capitalizzare su quest'ultime ottenute, ti mette in una posizione comoda, anche perché mancano 20 secondi all'arrivo del drago infernale. Ottenere del vantaggio adesso, anche solo con la pressione in mappa, visto che Corsia Superiore al momento è schiacciata da quella wave che sta arrivando, e l'ottenimento, come detto, di queste risorse su Victor ti mette in una posizione comoda per presentarti a questo drago in una forma ottimale. Quindi vediamo come si posizioneranno questi due team adesso. È cominciata la danza del dragone con le prime control che vengono ad essere distrutte da parte dei support o dei jungler delle rispettive formazioni. Victor che si è preso addirittura il tempo per pushare la corsia centrale, e sembrerebbe che adesso entrambe le squadre si stiano muovendo nei paraggi, nei pressi del pit. Arriva immediatamente uno stun da parte di Victor, che però non va a segno, ma nel frattempo Saiyan ha già startato questo Drake, questo drago infernale. Quindi vediamo se si possa triggerare effettivamente un fight, oppure se sarà qualcosa di più tranquillo. Per il momento entrambe le squadre colpiscono questo drago, entrambe le squadre mettono giù dei danni ingenti. 2300, si resetta il drago, ma arriva immediatamente l'engage da parte di voi. Stun su tre persone, ulti addirittura anche di Traex con il suo Ione, che va immediatamente a tirare giù la vita di Wiko. Ma sia Paradox che Wiko sono vivi ad 1 HP insieme a Kubo. Ritorna l'engage di nuovo e arriva la morte di Varus, che era rimasto bloccato all'interno del pig senza summoners. Ancora vivo il drago, che viene ultimamente ucciso da parte di Lee Sin. Teamfight ancora non finito, perché Wiko addirittura col follow up su Braum. Victor trova una, Karma trova una kill di risposta comunque sia su quella Leona, ma non sarà abbastanza, è solo questione di tempo. È la doppia uccisione di questo Lee Sin. Vediamo questo Udyr dove vuole andare. Sandalo in zona, arriva addirittura la Q che colpisce immediatamente, e il colpo di torre regala l'ace agli Esports Empire a soli 17 minuti. Wow, che dire, hai ottenuto il drago, hai ottenuto una carneficina, non poteva andare meglio. Traex ci ha provato a posizionarsi nella miglior maniera possibile in quel fight, purtroppo non c'è riuscito. Ha cercato di staccare la propria Q sul drago, ha ingaggiato e per poco non è riuscito a ottenere quella doppia uccisione, perché i membri degli GG Sport Academy, degli Sport Empire, dalla loro avevano le barre della salute veramente ridotte a quel punto del fight. Purtroppo nel momento in cui è tornato dietro il fight è stato ribaltato dai GG Sport Academy, che hanno potuto subito, ancora una volta dagli Sport Empire, che hanno potuto subito reingaggiare sul team avversario e rispondere a modo a quello che era un fight che inizialmente li stava un po' mettendo in difficoltà. Risorse ottenute da tutti adesso, hai un Lee Sin che sicuramente è arrivato allo spike fondamentale in questa partita, hai un Ezreal che ha completato l'annientatore divino, hai Victor che dalla sua ha completato un altro oggetto. Nel frattempo qui Leoar e Wiko vanno immediatamente su questa Karma, Wiko missa la Q, quindi Lee Sin non riuscirà ad andare, ma c'è anche Paradox e Paragi. Lockdown che viene trovato immediatamente, Wiko è una furia, 4-0-2 il punteggio di questo Lee Sin. Ma non è finita, ancora una volta Diablo immediatamente in pericolo, nonostante l'arrivo del teletrasporto del suo compagno Leoar. Sembra riuscire addirittura a salvarsi, ma l'arrivo di Traex porta a casa l'uccisione. Non conta la ulti di questo Volibear, un teletrasporto sprecato che non riesce a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Risorsa molto importante sprecata, ma sembra che Sandalo stia arrivando a dare quel backup necessario, e infatti la kill arriva immediatamente. Grandissima questa risposta da parte degli Sports Empire, che riescono a vendicare la morte del loro mid laner mettendo un'altra uccisione, questa volta nelle tasche di Ezreal, che sta finalmente attivandosi. Un po' sfortunato qui, perché quell'uccisione purtroppo è finita nelle mani sbagliate, è finita nelle mani di Volibear, quindi non sei troppo felice, ma sei comunque felice di aver fermato il team avversario. Ha risposto bene Victor, dalla sua è riuscito comunque a ottenere un'uccisione su Udyr, quindi va bene così per ora. Hai purtroppo ceduto lo shutdown a Ione, quindi da questo punto di vista non sei troppo contento, ma comunque ti sei comportato bene, è stato un 2 per 1.
ne è valsa la pena, diciamo così. Te ne vai un po' triste visto che hai ceduto uno shutdown, ma dalla tua hai risposto con l'ottenimento di 2 uccisioni. Va bene, mancano 2 minuti al drago, hai tempo. Sei giunto allo spike di cui abbiamo parlato, 2 annientatori divini presenti nelle tasche degli Esport Empire. Gold Lead che ormai si avvicina alle 5.000 unità. Hai un bel vantaggio al momento, hai un bel vantaggio ed è arrivato il momento di capitalizzarlo, visto che sei arrivato in quella forma smagliante da mid game sulla quale tu ti volevi per l'appunto presentare puntualmente. Sì, questo mi porta immediatamente prima che su quell'Ezreal, su quell'Lee Sin, perché l'abbiamo sempre detto, Lee Sin è uno di quei campioni che fa faville nelle primissime fasi della partita, salvo poi scendere leggermente nonostante tutto in quelle un po' più avanzate, e questo chiaramente per via dei suoi scaling, del suo kit stesso, della sua utilità che dopo la fase di corsia viene un po' a scemare, ma questo Lee Sin è 4-0-2 e ha 2 oggetti già completati a 20 minuti e 35. Sarà un Lee Sin davvero opprimente anche nelle fasi successive di partita, perché anche qualora dovesse smettere in questo momento di ottenere risorse, per altri 5 minuti buoni, quello di cui già dispone sarà più che sufficiente. Già, anche perché dalla sua comunque c'è già un drago infernale, potrebbe arrivare un altro tra un minuto, visto che per l'appunto manca pochissimo l'arrivo del secondo drago sulla mappa. Accedere un altro di questi obiettivi agli Esport Empire potrebbe significare correre un rischio davvero troppo grosso. C'è un vantaggio monetario, c'è un vantaggio negli inventari del team avversario. Non puoi permetterti di cedere quel buff che va ad amplificare ancora di più i danni che già al momento sono presenti da parte degli Esport Empire. Cedere la seconda copia di quel drago vorrebbe dire avere una vita davvero difficile contro quel Victor, contro quell'Ezreal e, come detto, contro quel Lee Sin, che dalla sua si fa già forte di 4 uccisioni, 2 assist, un buonissimo farm e 2 oggetti dalla sua. Tra l'altro, mi sembra, vorrei un attimo andare a parlare di macro game. E in questo preciso momento le rotazioni degli Esports Empire mi sembrano abbastanza strane, perché i GGN Esports stanno effettivamente pushando la corsia superiore in modo tale da impedire in qualche modo agli Esports Empire di andare a prendere quel Drake, ma si sono dimenticati che quel Drake alla fine è up, quindi non basta andare a togliere della priorità dalla lane avversaria, devi andare lì a contestarlo quel buff. Questa sarà una seconda copia di Drago Infernale che hai chiamato pochissimo fa, totalmente gratuita. Lee Sin è da solo a farselo. Intanto, e Karma nel frattempo Karma. Si è salvata con 50 HP, anche Karma che in 1v1 contro Victor stava per lasciarci la pelle. L'abbiamo detto, è un problema. 2 copie di Drago Infernale al momento vanno a buffare ulteriormente quello che è il vantaggio degli Esport Empire. DG Sport Academy ci hanno provato, hanno insistito sulla corsia superiore, non potevano fare altrimenti. Purtroppo al momento sono schiacciati anche in corsia centrale, sono schiacciati in corsia inferiore, perciò diventa difficile poter anche solo andare a prendere visione di quell'obiettivo. Esporsi potrebbe voler dire non solo cedere il drago, ma anche perdere un teamfight che al momento potrebbe essere l'ipoteca poi su una chiusura di partita da parte degli Esport Empire, visto che il vantaggio è aumentato ancora una volta, siamo a 6.000 gol di vantaggio per questo team. L'abbiamo detto più volte, è arrivato lo spike, il momento perfetto, it's time to shine, lo dico ancora una volta, l'ho detto già ieri, ma mi piace molto il modo in cui suona questa frase. Al momento gli Esport Empire stanno vivendo sicuramente un periodo di forma smagliante, in particolare in questo game è il loro punto forte. 23 minuti, draghi dalla loro, vantaggio monetario, mid game impostato su tutti i campioni presenti nella tua configurazione, è quello che devi fare e lo stai facendo nella maniera corretta. Qui nel frattempo Diablo scova Karma nel cespuglio adiacente alla sua torre interna, ma Karma riesce agevolmente ad andare via grazie allo scudo e alla velocità che guadagna. Ma qui c'è immediatamente Wiko che va su Kubo e si trova in una posizione scomodissima, salvo poi riuscire a salvarsi grazie al suo dash e ai suoi compagni ottimi nel posizionamento. Ma non è finita qui, perché non sanno della presenza dei GGN Esports a quella parte. Vediamo che cosa succederà. Nulla di fatto per il momento, assedio da parte di Diablo e Sandalo sulla corsia centrale, su quella torre interna. E nel frattempo Wiko si prende addirittura il lusso di prendere un red buff, ma viene immediatamente ingaggiato, si salva nuovamente nello stesso modo di prima, e Kubo con il suo scudo che viene ad erigersi massivo nei confronti di Sandalo
shielda completamente la ulti di quest'ultimo, che non avrebbe ucciso nessuno perché erano tutti ancora ben alti nelle barre degli HP, ma che sarebbe stata comunque ben problematica. Si spostano sul Baron gli Sports Empire. È quello che devi fare, hai tutto quello di cui hai bisogno, hai visione, hai il vantaggio, come detto, a livello di itemizzazione, quindi te lo puoi permettere. Sicuramente vorranno rispondere GG Sport Academy, perciò vediamo arriva come il teletrasporto. Il teletrasporto immediato, ma c'è immediatamente l'engage da parte di Lee Sin. Leona che riesce a colpire la fiammata solare su tre persone. Immediato follow up da parte di Lewar, che riesce a trovare un'uccisione su Brom. Immediata anche quella su Trix, che viene però ucciso da Leona. Quindi una brutta allocazione delle risorse in questo teamfight. E Lee Sin continua incessante a colpire il petto di questo Udyr, distruggendolo ancora una volta e riportandosi verosimilmente su un Barone Nashor, che questa volta sarà incontestabile. Che dire, 7000 unità di vantaggio a questo punto, 2 minuti all'arrivo del Drago, stai già conquistando il Baron. Diventerà sempre più difficile per i GG Sport Academy rispondere al fuoco degli Sport Empire. E qui adesso mi sorge spontanea una domanda: gli Sport Empire, come fai a batterli? Proponi qualcosa di innovativo, qualcosa che non si è visto, qualcosa di rischioso dalla tua, come quello Ione? Gli Sport Empire riescono a rispondere a modo, comportandosi perfettamente. Gli Sport Empire giocano una comp standard, si comportano perfettamente, riescono a prendere vantaggio. Giocano qualcosa di inaspettato, si comportano perfettamente, prendono vantaggio. Cosa devi fare per mettere in difficoltà questa composizione? È una domanda che ci eravamo posti anche ieri, dopo il game degli Sports Empire, e io volevo sperare in questi GG Academy, ma a quanto pare erano speranze mal riposte ancora una volta, perché non tanto per demeriti dei GG Academy, che comunque si stanno difendendo nel migliore dei modi, stanno veramente cercando di mettere giù il miglior macro game che possono davanti a un'armata di questo genere. Però è davvero difficilissimo riuscire ad impostare delle giocate con i tuoi ritmi. Sei completamente messo da parte dal team avversario, che domina la mappa in lungo e largo. Sono 3-1 le torri, non sono neanche tante in effetti, se ci pensi, nonostante i 9000 gold di vantaggio da parte degli Sports Empire. Ma è difficile per i GG Academy in questo momento fare il loro gioco. Lewar qui addirittura che riesce a sloware Saiyan con Udyr, che però riesce immediatamente ad arrivare su di lui. Mallow con la catena, arriva lo stun su Lewar, ma gli HP sono tantissimi e i danni sono pochi, nonostante lo stun di Mallow che arriva ancora una volta. Lewar riesce ad ultare via, riesce a prendere un po' di spazio, ma il gap closing di Udyr è altissimo. Arriva un nuovo stun, tantissimo tempo sprecato sull'uccisione semplicemente del top laner avversario, che regala sì uno shutdown ad Udyr. Ma quanto tempo ci avete perso dietro GG Academy? Victor ha preso da solo la torre inferiore e adesso potrebbe arrivare un Drake che porta al Soul Point i GG Academy. Un'azione davvero particolare, perché investire 3 persone così a lungo nel provare ad uccidere un Volibear, non so quanto ti sia convenuto considerato lo stato della tua mappa prima e dopo. Hai perso 2 torri, una in corsia centrale e una in corsia inferiore, per uno shutdown su Udyr. Temo che gli GG Sport Academy abbiano pensato: perderemo comunque quelle strutture, non abbiamo il potenziale per rispondere al fuoco avversario, visto che comunque dalla loro hanno Brom, Yone e Udyr, quindi campioni corpo a corpo che non avrebbero potuto rispondere a modo a una pressione portata dagli Sport Empire. Perciò hanno detto: perderemo comunque 3 strutture, difendiamone una e andiamo a chiudere su un possibile shutdown su quel Volibear. Volibear che è riuscito a prendere davvero tanto tempo, abbiamo visto quanto quelle risorse, nonostante la presenza di un annientatore divino, quindi non per forza di un oggetto mitico da tank, gli abbia permesso di resistere al fuoco avversario trattenendo 3 persone. Quindi il vantaggio degli Sport Empire diventa sempre più tangibile e al momento diventa difficile rispondere anche alla pressione che imposteranno in top lane, perché midlane hanno preso, botlane hanno preso, il drago non c'è più. Al momento gli Sport Empire manca solo quell'obiettivo da assicurarsi. Leona tenta l'engage con l'ex flash, che ricordiamo essere tornato disponibile con la giornata di oggi dopo un periodo relativamente lungo in cui non era possibile andare ad utilizzarlo, ma nulla di fatto. Volevo soffermarmi un attimo su quanto sia bella questa metodicità degli Sports Empire. Hanno letteralmente sbucciato la mappa come se fosse un frutto, come se fosse una mela. Sono partiti dalla buccia di fuori e poi hanno incominciato a mangiare sempre più dentro, sempre più dentro. E adesso per i GG Academy l'unico baluardo difensivo è composto dalle 3 torri interne alla base, dalle 3 torri dell'inibitore.
la mappa è alla mercé assoluta e totale degli Esports Empire, che hanno dominio assoluto, visione dovunque e accesso agli obiettivi praticamente gratuito. Già, come detto, diventa difficilissimo per GG Sport Academy rispondere a questi Esports Empire che ancora una volta si stanno dimostrando preparatissimi. Gold lead di 9.000 unità, quindi ci stiamo avvicinando alle canoniche 10.000 unità che hanno caratterizzato gli scorsi game di questo team. E al momento hai un problema ancora più grave. Se prima era Lee Sin, se prima era Volibear, adesso hai Ezreal che ha chiuso tre oggetti, ha preso anche quella Tiamat, quindi è arrivato l'effettivo spike anche di quel campione. Victor dalla sua ne ha già tre portati a termine. Come rispondi a quella mole di danni se dalla tua comunque è una composizione di per sé abbastanza fragile, visto che comunque Brom e Udyr hanno dovuto sacrificare tante risorse per poter mettere in una posizione un po' più comoda Yone e Varus? Sì, è una situazione abbastanza disperata questa per i GG Academy, che non dispongono praticamente ormai di danno per riuscire in qualche modo. Ma attenzione, prendiamoci un attimo per questo engage di Leona, che trova una grandissima fiammata solare. Diablo è già arrivato alla prima kill, una ulti su due persone da parte di Lewar, che ne riesce a suonare due. Leona immediato follow up addirittura su Paradox, il follow up enorme, i danni sono altrettanti. Wiko trova un'altra uccisione, sono due morti per uno in questo momento, perché Volibear nel mentre ci ha lasciati le penne, e doppia uccisione da parte di questo Varus, che arriva a cadere in chiusura di fight 2-2. I GG Academy, nonostante la situazione disperata, riescono a trovare un teamfight in pareggio, nonostante la torre e l'inibitore della corsia centrale ottenuti dagli Esports Empire. Uno scambio che comunque ti mette un po' più a tuo agio lato GG Sport Academy, perché ne hai fermati tre, sei riuscito a prendere tempo. Ne hai fermati due, anzi, sei riuscito a prendere tempo, hai ceduto una struttura, ma è comunque una struttura che nel tempo tornerà. Il vero problema è quel drago. Sta arrivando il drago, l'ultimo drago infernale, perlomeno l'ultimo se dovesse finire nelle mani degli Esports Empire. Ma sicuramente è lì che arriva il problema, dal momento in cui adesso c'è anche assente l'inibitore, quindi si presenteranno i super minion in base. Come fai a rispondere? Come ti presenti su quell'obiettivo nel momento in cui gli Esports Empire indisturbati stanno conquistando anche il Baron? Lo stanno sciogliendo questo Baron, non arriveranno mai in tempo i GG Academy per cercare in qualche modo di contestarlo, e sarà un barone gratuito che consacra ancora un'altra volta quel distacco in oro di 10.000 unità degli Esports Empire, che ora sembra ormai diventata una costante, sembra una loro prerogativa, sembra una condicio sine qua non. Non vogliono vincere una partita senza aver devastato anche dal punto di vista monetario i loro avversari. E guarda le wave, stanno pushando entrambe in favore degli Esports Empire, che dispongono anche di una grande capacità di assedio in questo momento grazie al potenziamento della mano del barone Nashor. E adesso il drago sarà gratuito ancora una volta, e sarà un'anima infernale con quattro draghi infernali. Ormai l'abbiamo capito, ho un potere che purtroppo non vorrei mai possedere, ovvero quello di gufare come pochi. Però mi permetto di dire che in questa occasione, visto che siamo arrivati alla chiusura di quell'anima infernale, abbiamo 10.000 unità di vantaggio, sicuramente gli Esports Empire hanno un'ipoteca importantissima rispetto ai GG Sport Academy su questa partita. Gli inventari ormai stanno giungendo a completezza, manca veramente poco, hai dalla tua tantissime risorse, risorse che GG Sport Academy purtroppo non hanno potuto accumulare in questa partita. Non ci sono più torri esterne, Midlane è già caduto l'inibitore, quindi l'assedio diventerà sicuramente più facile. GG Sport Academy che proveranno a rispondere al fuoco, ma sicuramente faranno molta fatica. Nel frattempo qui arriva l'assedio, unica scelta in questo momento sensata per questi Sports Academy, che ancora una volta metodicamente vanno grado per grado ad entrare sempre più in profondità, a penetrare le difese avversarie sempre più in profondità. Sono due adesso gli inibitori caduti con le relative torri, e sembra che ci sia addirittura la volontà di andare ad ingaggiare su questo Udyr, ma sai che c'è? Forse è meglio prendere quelle torri. Si muovono immediatamente tutti i membri degli Sports Empire verso quella direzione, ma una grandissima ulti di Yone riesce a zonarli in qualche modo. Risposta immediata da parte di Volibear, che in qualche modo riesce a stunnare due persone, e nel mentre dall'altro lato Diablo ha vinto un 2v1, doppia uccisione anche da parte sua, e Nexus ha battuto con 14.000 unità d'oro di vantaggio. GG Esports Empire. GG Esports Empire, perché ancora una volta sei riuscito a
ricevere un vantaggio tale che per il team avversario era impossibile recuperare la partita. 4 game su 4 dove la goal difference supera le 10.000 unità. Gli Sport Empire ci stanno dicendo a gran voce quanto effettivamente valgano in questo Proving Ground e quanto meritino di essere i capolisti di questa classifica. Sono assolutamente d'accordo. Le nostre previsioni si sono rivelate effettivamente esatte, nonostante dall'altro lato della mappa ci fosse un team che fino ad oggi si era comportato egregiamente, tanto quanto gli Sports Empire, portandosi su uno score, diciamo, parziale di 3-0, arrivati a questo dei 4. E ora la classifica si comincia ad allungare. È arrivato il primo scontro diretto. Testa della classifica che in questo momento vede in solitaria gli Sports Empire su un punteggio di 4-0. E subito sotto troviamo il 3-1, neo conseguito da parte di questi GG Academy che purtroppo si sono scontrati contro una corazzata di dimensioni mastodontiche. Ripeto, come dicevo durante il game, hanno provato in qualche modo ad impostare delle idee su quella mappa, ma quando dall'altro lato c'è qualcuno che te lo impedisce sistematicamente, in qualsiasi caso, qualsiasi iniziativa, tutto, che cosa vuoi fare? Nulla, sei lì, inerme, e li guardi calpestare il tuo cadavere. È vero, ci hanno provato in early game l'ottenimento di quei due draghi, comunque li aveva messi non in una posizione comoda, ma in una possibile posizione di risposta nei confronti degli Sport Empire. Purtroppo così non è stato, non sono riusciti a capitalizzare bene sul proprio Spike e questo li ha portati poi a perdere. Probabilmente qualche piccola difficoltà anche dal punto di vista della draft. Yone era sicuramente quel pick che serviva per mettere in difficoltà gli Sport Empire, visto che era qualcosa di nuovo, qualcosa che magari non si aspettavano. Mancava effettivamente qualcosa che potesse mettere anche quello Yone in una posizione comoda. Comunque è arrivato anche il momento per noi per effettuare una pausa, quindi ci vedremo nel prossimo game. Qualche minuto e saremo di nuovo con voi. A tra poco. Che confusione, sarà perché tifiamo, passami Fonzi, così ce la godiamo e tutti insieme il dito ci leccamo, la 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 la. Fonzi, se non tifi la nazionale.